Visto quello nel video precedente, era un alveare di vespa cartonaia, cioè una delle vespe che fa il nido più bello in tutta Europa. È tipo pazzesco, quando crescono fanno delle robe bellissime, un po' singhiozzo. Beh, voi state chiedendo dove sei? Scopriamolo. Aspettato da tanti, il campo, beh, in realtà il parco, tutti stavate aspettando il momento che io andassi fuori da casa mia e filmassi il campo o il parco, cioè e filmassi il parco vicino a casa mia, tutto pieno di cose, ma sicuramente c'è qualcosa che non avete mai visto nei vostri parchi. Il campo. Ma forse alcuni ce l'hanno vicino a casa. Ma è una cosa che non tutti i parchi hanno. Questo parco ha la specialità di avere un campo di fianco, dove io ci ho creato una base. Ho creato una base in mezzo al campo. Tipo qua. Andiamo a vedere. Eccolo, lo vedete? Riuscite a vederlo? Questa è la mia base in mezzo al campo. Siamo tutti ricoperti di pannocchi e questa è la mia base. Piena di insetti, piena di animali. Ci sono anche alcune rane, ma io sono qua, in mezzo al campo. Bene, ho paura, quindi appunto una roba. Direi di ritornare al parco. C'è una rana! Aspetta! C'è uno spetto! Ragazzi, sto scappando! Guardate! Ditemi se lo vedete. Avete visto che è saltato tutto qua? Scappato, guarda, là in mezzo all'erba. Sta scappando in continuazione. Eccolo, guardate! Lo spetto, guarda, non si vede, è mimetizzato, quando si muove si vede, basta. Vabbè, è lo spetto. Usciamo dal campo e direi di ritornare al parco. So che in tantissimi stavate aspettando il momento che io uscissi da casa, facendo vedere anche un po' il mio parco. Guardate, questo è il parco, tutto bello, pieno di tutto, cioè ha uno scivolo, ha un'altalena, è stato anche rimodellato perché prima era tutto di legno, lo scivolo è sempre stato qua, l'altalena ce n'era una anche là in quello spazio vuoto dove adesso c'è un cespuglio vicino. E guardate, quell'albero là è morto. Mi sa che bisognerà toglierlo. È marcio proprio, non ha neanche una foglia. E adesso saliamo sullo scivolo e vi farò vedere il panorama del campo. Chi vuole può fotografarlo. C'è un aereo che sta passando. Non posso passare dallo scivolo perché è bagnato. Ah, è tutto bagnato! È perché ieri ha piovuto. Però ritorniamo sulla nostra banchina. Ah, questo è il primo video del mio canale dove esco da casa mia. E credo che sia tipo il miglior video che abbia mai fatto. Tutti qua in mezzo alla natura siamo e sono da solo.
Cioè, se almeno ci fosse un mio amico, così posso fare robe casiniste. Ah, e comunque, io voglio far vedere una cosa. Io ho modellato una pianta. Sì, ho modellato una pianta. Non è sto albero morto qua, però... Pensate, ha un po' di foglie, no, quelle sono dell'albero dietro, cioè è totalmente senza foglie, spoglio, sono solo le foglie secche, morto. Volevo farvi vedere quest'albero qua, dove io ho modellato quest'inverno, guardate. So chi sono. Sì. Tutto qua modellato. Alla fine qua. Qua. Crescendo, crescendo, crescendo. Uno è andato da quel lato. E l'altro. Gli altri due sono. Uno ha continuato. Uno si è fermato. E ha fatto foglie giganti. E invece l'altro ha continuato a crescere. Fino a formare questo. Beh, tanta roba starete dicendo. Ma comunque è molto semplice questa. È semplicissima. Basta solo legare delle foglie. Aspetta. Io riesco a scorreggiare con la ciabatta. Sì, scorreggiare con la ciabatta. Vabbè. Ho aspettato fino a fine scuola per farvi vedere il mio parco. Visto che in estate è molto meglio andare a divertirsi. In estate è molto meglio uscire e vedere tutto. C'è rane, vedi di tutto in estate. Avete visto anche quel nido di vespa cartonaia nel video precedente? Tutto si vede in estate. Adesso fermerò le registrazioni. E ci vediamo a casa. Quindi ciao. E rieccoci qua, a casa. Beh, direi che ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.